Emanuele mi faceva osservare che aveva trovato due citazioni di paganismo in internet, proprio di attacco al paganesimo, cioè di attacco. Solite stupidaggini, niente di particolare, perché al limite parleremo un po' anche del metodo dei cristiani di diffamare la gente, insomma, fa parte proprio dell'origine del cristianesimo la diffamazione, al limite vedremo, ho qui il Gallo cantò ancora, ho un po' di appunti, ci sono circa 400 pagine di porcate, per cui. E due attacchi abbastanza limitati. Allora, il primo sarebbe su un sito tipo Wicca, no? In cui si dice che un pagano si è fatto cristiano perché nel paganesimo non esiste nessun freno al consumismo, in relazione all'avvento, cioè praticamente a quelle che sono feste, solstizi. Cioè, scusate un attimo, ma da quando qua i pagani hanno messo freno al piacere della vita? I freni li mettiamo perché la vita quotidiana magari ci dice non puoi spendere più di tanto, cioè questi sono i tuoi mezzi con cui affrontare la quotidianità. Ma da quando qua un cristiano, un pagano, scusate, ha mai privato se stesso o ha detto agli altri di privarsi di qualche cosa? È antipaganesimo questo. Cioè, non so dove posso trovare una simile condizione perché il discorso consumistico è tipicamente monoteista perché uno dice consumi la tua esistenza nella sofferenza, nel pianto, nel dramma e ne avrai una ricompensa futura, cioè significa consumare la risorsa migliore che è la propria vita. Cioè, maggiore consumismo di questo. Se poi andiamo a vedere tutte quante le pratiche di ogni monoteismo, dalle reliquie, dagli oggetti vari, cioè penso che il consumismo appartenga alla realtà del monoteismo, ma d'altronde studi fatti anche da università di tutti i paesi, soprattutto americane, hanno dimostrato come ad esempio il fedele monoteista, nel senso ebreo, musulmano, cristiano, sia quello che dal punto di vista finanziario rende meno, cioè Infatti. rende meglio, cioè nel senso che investe di più perché non essendo curatore della propria esistenza, dei propri desideri, tende a risparmiare e di conseguenza può essere meglio utilizzato dal mercato finanziario. Ma questo proprio appartiene. Lo stesso pensiero di San Francesco è stato recentemente rivelato dai cattolici come precursore del mercato, del libero mercato, come studio del capitalismo, come capacità di controllare il capitalismo. Perciò, se parliamo di consumismo, questo appartiene proprio al monoteismo. È un'altra notizia che fa più ridere o piangere, a seconda di come uno la vuol prendere, è che un assistente, credo dell'arcivescovo di Canterbury, però andrebbe meglio verificato perché non ho qui i testi sotto mano, accusato di stupro nei confronti dei minori, lui studiava il paganesimo. Cioè, io lo so che fa ridere, però è così. Anzi, è stato finanziato per 1.000 sterline, 1.000 dollari, 1.000 euro, adesso non so esattamente, per i suoi studi sul paganesimo. E lui stuprava bambini. Cioè, non so che razza di attacco possa essere nei confronti dei pagani se un prete che stupra bambini lo fa perché è prete, mica perché è pagano. Se un pagano lo facesse, andrebbe immediatamente denunciato. Punto e basta. Cioè, non è che ci sia Sì, no, altre scusa, bisogna vedere cose. anche come studia il paganesimo, perché io mi ricordo sempre che lessi molti, molti, molti anni fa, non so se dall'enciclopedia di Oxford o di Cambridge, la definizione paganesimo. La definizione di questa enciclopedia era fatta da un sacerdote della Chiesa anglicana. Bene, io sinceramente, dalla prima all'ultima pagina di quel capitolo dedicato al paganesimo, si parlava solo della grandezza del cristianesimo rispetto al paganesimo. Eppure questo era un sacerdote che aveva avuto l'incarico per questa enciclopedia, adesso no, mi sembra che fosse quella di Cambridge, però Oxford, mi sembra che fosse di Cambridge, tutto quanto era l'esaltazione della superiorità di Cristo e del paganesimo, a parte la citazione del paganesimo, non c'era niente. Perciò se noi prendiamo quell'autore, ha scritto addirittura, si può dire, questo ha scritto addirittura su un'enciclopedia così famosa, la voce del paganesimo, e noi potremmo dire che è un grandissimo ignorante o un falsificatore o un mistificatore, pur essendo un docente universitario, però era un monsignore della Chiesa anglicana. Perciò qualsiasi cosa faccia non lo fa perché ha scritto la voce paganesimo. Ha scritto una voce paganesimo incomprensibile. Comunque cominciano a uscire queste cose perché comincia a diventare sempre più pesante la faccenda. Cioè, il paganesimo si sta ormai diffondendo a livello di massa in maniera sempre più veloce, sempre più rapida, cioè a un livello di diffusione esponenziale. Ho trovato anche dei cosi nei carceri
inglesi ci sono i detenuti che stanno convertendo al paganesimo. Non metto lingua, non voglio sapere chi sono, che cosa fanno, però sono fatti loro. In ogni caso hanno convocato anche della... hanno nominato dei cappellani pagani. Hanno convocato sì dei vicani, dei pagani per assistere questi detenuti. E le cose... Cosa succede a sti microfoni? C'è qualcosa che non va sui microfoni, eh? Sì. Eccolo qua, sì, infatti era il microfono che non andava. Vabbè, comunque dico, dei cappellani sono stati convocati proprio per assistere questi detenuti, che non so cosa abbiano fatto questi detenuti, però fatti loro, insomma, in ogni caso c'è questo movimento, c'è questa percezione a livello di massa che si sta continuamente ampliando. Francesco, Padova, cosa è successo? No, beh, tu volevi la notizia di Padova. Beh, io l'avevo già parlato un giovedì che eri mancato. Avevo fatto una bella rassegna stampa di tutte le diocesi del Veneto relative ad Halloween. Non so se lo sai, ma probabilmente non mi è venuto dato la fotocopia, non te ne ho parlato. E cos'è? Durante Halloween tutte le diocesi del Veneto, nessuna esclusa, hanno tirato fuori che Halloween è una pagliacciata pagana, una carnevalata pagana. E sono andati giù a parlare dei pericoli che rappresenta Halloween. Bene, e questo qua appunto è stato un articolo molto corposo pubblicato dal Corriere del Veneto, con citazioni lunghe, virgolettate, delle varie diocesi, che dava la dimostrazione in questo senso. Solo che è successo appunto il 25 di novembre, il Corriere del Veneto pubblica un'altra notizia: la Chiesa, attenti, un ritorno al paganesimo, convegno a Padova. Allora, una della diocesi di Padova in una parrocchia ha organizzato un incontro. Il titolo era riferito dal Signore degli Anelli a Harry Potter, ritorno al paganesimo, e proprio tutto quanto è incentrato su una serie di conferenze che vanno a criticare vari testi o New Age o più tranquilli, più letterari. Hanno fatto molti gli incontri organizzati dalla Curia, dalla Profezia di Celestino agli Eroi del Codice da Vinci. E proprio quello che loro mettono in accenno è il pericolo appunto di un ritorno al paganesimo. Dice: la Curia di Padova ha promosso l'incontro per chiarire dove la finzione letterale si discosta dal pensiero cattolico, per mescolarsi al paganesimo della magia bianca e nera di due tra saghe fantasy più lette di sempre. Questi incontri, ha detto Don Giovanni Brusegan, responsabile dell'ufficio italiano per l'ecumenismo e la cultura, servono a dare ai cattolici e non gli strumenti per capire cosa in questi libri c'è di positivo e cosa invece di negativo. Però ecco, già significativo che nel titolo del convegno mettono il ritorno al paganesimo, visto che la diocesi di Padova, e visto che sono appunto nel nostro Veneto, è interessante il fatto che si siano dedicati a cercare di attaccare, tipo la Profezia di Celestino, che non è un granché. Il Codice da Vinci è un bel romanzo che ricicla però altri testi pubblicati in forma saggistica. Il Codice da Vinci, tra l'altro, gli dà grandi problemi dal punto di vista della storia del cristianesimo. E poi vanno ad attaccare un libro come Harry Potter, che i monoteismi di tutto il mondo hanno attaccato, perché voglio ricordare che nel Libano, che è gestito da 13 chiese tra musulmane, protestanti, cristiane e tutti i tipi, il Codice da Vinci è stato messo fuori legge, insomma. Sì, effettivamente. Pensa che in Libano, che è uno stato confessionale, ci sono due comunità musulmane e 11 cristiane, e queste sono messe d'accordo perché allo stato libanese che l'ha fatto la di mettere fuori legge, ad esempio, il Codice da Vinci. Se voi pensate, ad esempio, a tutte le manifestazioni che sono state fatte anche a livello... Voglio ricordare che per lo stesso di Harry Potter 2 in Inghilterra sono state fatte manifestazioni davanti ai cinema accusando di cose terrificanti chi andava a vedere Harry Potter. Vorrei ricordare che in caso di Halloween un Don Benzi mi sembra dichiarato che si fanno sacrifici umani, insomma. Un idiota. Cioè, siamo effettivamente... Il vero problema è che effettivamente il paganesimo sta nascendo e loro hanno paura, non tanto, cioè non affronteranno mai noi sul piano della dottrina o sul piano dei dogmi, però affronteranno quelle persone che hanno il piacere, cioè che hanno la passione di queste cose. Perché bene o male il Codice da Vinci, Harry Potter, Signore degli Anelli,
sono cose che danno piacere. Cioè, Il Signore degli Anelli non è solo un bel libro, ma è stato qualcosa di peggio per i cattolici, nel senso è stato un film grandioso. Cioè, fate conto che pur di partecipare alla comparsa del film travestiti da orchi, la gente pigliava l'aereo per andare in Australia. Cioè, roba da fuori di testa, insomma. E ha coinvolto talmente tanto le emozioni, i sentimenti delle persone, che chiaramente questo tipo di coinvolgimento viene a sganciare le persone da quello che è il coinvolgimento emozionale che i cattolici hanno imposto da bambini. Perché le emozioni coinvolte, cioè per riuscire ad avere una manipolazione mentale, cioè una manipolazione della struttura psichica delle persone, è necessario un coinvolgimento psichico profondo, per cui emozioni fortissime, per esempio la sessualità. È necessario il tempo, che sia fatto per tempo, e più lo si fa da giovani, e più si incide sulle proprie emozioni. Chiaramente questo meccanismo lo conoscono benissimo i cattolici, che hanno sempre stuprato bambini costringendo in ginocchio a pregare come degli ossessi. Il problema è che nella società attuale gli input che ci arrivano, cioè le emozioni, i desideri, le passioni, stanno diventando sempre più alte, sempre più grandi. E film come Il Signore degli Anelli, che è durato per 3 anni, cioè veniva fuori un film all'anno, o Harry Potter, che è uscito il 4º film, no? Per cui 6 libri che arrivano a coprire un arco molto alto di tempo, coinvolgendo delle emozioni, specialmente di ragazzi più giovani, che queste emozioni si liberano dalla coercizione educazionale cattolica, cioè a quello che è l'orrore che viene imposto, mettiti a pregare, fai, obbedisci, eccetera, c'è anche la passione del maghetto che vola sulla scopa, cioè c'è quell'anflato di libertà che va a attraversare gli individui, per cui quella che è la coercizione emozionale cattolica non si incide più così profondamente come avveniva nelle generazioni passate, ma diventa più leggera. Sì, sì, ma infatti ne abbiamo una dimostrazione con dei fatti di attualità. Non so se Claudio ti introduco. Qualche tempo fa noi avevamo parlato, mi sembra lo scorso anno, 2 anni fa, di una ragazza trevigiana che si era convertita all'Islam, perché l'Islam, lei si è sotto sempre cattolica, e sono stata sempre sottomessa, sì, a Dio, e cercava una sottomissione maggiore a Dio, e di conseguenza si era convertita all'Islam. Come vedete c'era un flusso di persone che vanno verso religioni sempre più forti, sempre monoteistiche. In questi giorni è venuta fuori una notizia che è stata sottaciuta, però sarebbe interessante andare a scavare nei meandri, nella psicologia della famiglia, che una donna belga è andata, convertita all'Islam, è andata in Iraq e si è fatta da una kamikaze e si è uccisa. Sicuramente lo Stato belga, che è stato uno Stato confessionale rigidissimo, ha influenzato la società belga, ha influenzato questa donna. Sarebbe interessante vedere l'educazione della famiglia. Però significa anche che questa persona non era capace di percepirsi all'infuori del dogma, esatto, della religione. E io la voglio, allora, questa è una donna che mi sembra avesse 36 anni, cioè a 36 anni si è convertita all'Islam e diventa kamikaze. Questo è l'esempio di un occidentale che dovrebbero essere superiori all'Islam, che dovrebbero avere più cultura. In realtà noi diciamo che il monoteismo cristiano e quello musulmano non sono uguali, non c'è nessuna differenza. Bene, questa donna aveva 36 anni e ha fatto questa stupidaggine. Prendiamo un'altra parte, di una ragazza marocchina, mi sembra che fosse marocchina, sì. Però questa sposa a 12 anni tenta il suicidio, stessa a Vicenza, musulmana, costretta dai genitori a seguire le regole religiose, si è tagliata le vene a scuola. Questa è una bambina di 12 anni che appartiene, dal punto di vista etnico, a un'altra realtà, a un'altra religione, eppure ha rifiutato la sua religione, e aveva 12 anni. Ha rifiutato le regole assurde. Allora, è superiore questa donna belga, occidentale, europea, bianca, che a 36 anni si converte all'Islam e va a fare le kamikaze in Iraq, o è superiore a questa ragazzina marocchina che a 12 anni rifiuta le regole religiose della famiglia? E questo è successo a Vicenza. Ma allora significa che questa bambina a 12 anni aveva più senso della sua esistenza, della sua vita, delle sue scelte, dei suoi desideri, rispetto a quella belga di 36 anni, vissuta in una cultura cristiana, perché qualcuno si vuole ricordare che l'Europa ha delle radici cristiane, e che vorrebbero portare la religione dappertutto. Allora, una donna che è vissuta sempre in Occidente arriva a fare la kamikaze islamica, una bambina che da 12 anni vive da pochi anni in Italia si rende conto che l'edificio religioso dei suoi genitori e della sua cultura è assurdo e cerca una vita differente. Allora, rendetevi conto,
siamo tutti quanti uguali o cambia la qualità di ogni persona, di essere attento a quello che gli è attorno e di saper valutare quello che è attorno? Sicuramente questa ragazza di 12 anni ha saputo distinguere tra una realtà che gli veniva imposta e una realtà che poteva scegliere, e di fronte a questo si è ribellata con una maniera molto semplice. Difficilmente questa ragazza marocchina di 12 anni si è andata a fare la kamikaze. Sì. C'è andata un'europea di 36 anni che probabilmente è vissuta in ambito cattolico, con una famiglia cattolica, e, però questa notizia così importante di questo primo esempio di donna europea che fa la kamikaze è stata sottaciuta, perché sicuramente avrebbe tirato fuori chissà che. Come è stata silenziata questo fatto? Questa ragazza che si è ribellata a 12 anni e non aveva certo 36, 40, 50, ha una vita organizzata su schematismi religiosi musulmani. Perciò, come vedete, non è che esista un fronte che gli occidentali sono superiori agli orientali, gli orientali sono superiori a noi, inferiori. È sempre una persona all'interno della sua comunità che è conscia di quello che gli succede e che sceglie di fare una ribellione. Ed è ben superiore questa ragazzina marocchina che a 12 anni si rifiuta di diventare quello che gli vogliono imporre la sua cultura. Per agganciarmi a questo, vado con un pezzo brevissimo che ho messo in internet e che si intitola, ho messo in questi giorni in internet, Pagani Politeisti, Ideali e Utopia. Il paganesimo, come religione, è un sistema religioso pieno di ideali esistenziali, ma privo di utopie. Il paganesimo non disegna un modello di uomo, un modello di santità, un modello sociale che chiede agli individui di uniformarsi. Nessuno sa cosa sia l'essere umano e quali siano le sue potenzialità. Nessuno sa dove portano le tensioni che da dentro l'individuo spingono verso l'infinito. Di certo si sa che tali tensioni attraversano tutti gli esseri della natura e che sono tensioni comuni alla vita in quanto tale e non un patrimonio esclusivo dell'essere umano. Tuttavia, la nostra specie le ha usate in maniera peculiare per fondare il proprio futuro, giorno dopo giorno, attraverso milioni di anni. Sia che noi consideriamo buone o cattive quelle trasformazioni, da quando siamo nati questo è quello che siamo, e da quello che siamo e dalle condizioni che nascendo troviamo noi come singoli individui affrontiamo la nostra vita. Ed è per questo motivo che il paganesimo non può produrre nessuna utopia, nessun modello di riferimento, sia per il singolo individuo che per le società umane. Il paganesimo non può manifestare nessuna verità, in quanto la manifestazione di una verità tenderebbe a distruggere, risolvendo in essa, il divenire del singolo individuo e delle società civili. Nessuna utopia può appartenere alla visione pagana della vita. Però al paganesimo politeista appartengono un numero infinito di ideali che vengono sostanziati dagli individui partendo dal riconoscimento di che cosa ostacola la loro trasformazione e il loro divenire nel momento e nella situazione attuale. Ed è così che Fanete, Eros, che sorge dall'uovo cosmico, si dispiega dentro ad ogni individuo. Ogni individuo che manifesta le tensioni della propria esistenza manifesta quell'eros, che è il senso stesso, la qualità intrinseca della vita nell'intero cosmo. Cosa deve cercare il pagano politeista? Non la verità, ma gli strumenti attraverso i quali costruire la libertà. Libertà che altro non è che la ricerca dei migliori adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate. Il pagano non dice cosa fare, ma mette in ordine gli strumenti per fare quello che egli intende fare. Ed è per questo che da oltre 10 anni con le nostre forze abbiamo una migliore preparazione culturale, fornirebbe certamente migliori strumenti, elaborando il Crogiolo dello Stregone. L'elaborazione è continua e a gennaio verranno ripresi i dibattiti pubblici e l'esposizione dei vari elementi che compongono il crogiolo. È importante che noi capiamo questo: i pagani non hanno nessun modello di società da proporre in alternativa a quella attuale. I pagani però sanno cosa in questa società stride
e rende difficoltosa, costituendo disagio per la vita degli esseri umani, e cercano sia a livello individuale che come contributo sociale di indicare che cosa deve essere rimosso per migliorare le attuali condizioni di vita in funzione di una trasformazione che proietti la società attuale in un futuro più attivo, determinato e positivo per gli esseri umani. Inoltre, un pagano non può indicare ad altri che cosa devono fare, ma può soltanto indicare gli strumenti affinché facciano quanto essi individuano di fare nella loro esistenza. La percezione del mondo e della vita, della propria vita, è una questione soggettiva, intima, tanto intima che nemmeno Demetra, l'essenza stessa della libertà universale, può dire ad altri che cosa devono o non devono fare. Demetra stessa agisce in funzione delle tensioni e delle passioni che la attraversano. E il farsi Demetra, il farsi libertà, è l'essenza stessa dell'attività religiosa del pagano politeista. Dunque, nessuna utopia fra i pagani, ma tanti ideali attraverso i quali coprire lo spazio della loro esistenza, che va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso, tentando sia di vivere con passione, sia di lasciare un sistema sociale e un mondo leggermente meglio di quello che si era trovato. E questo è ciò che noi vogliamo. Infatti noi non diciamo alla ragazzina cosa avrebbe dovuto fare o alla donna belga che cosa avrebbe dovuto fare. Noi semplicemente prendiamo atto che quelle sono le scelte, cerchiamo di capire i meccanismi attraverso i quali quelle scelte sono state fatte, e una volta che riusciamo a comprendere dov'è l'orrore sociale che ha prodotto quelle scelte, indichiamo la necessità di rimuovere quell'orrore sociale. Questo è avere ideali e non avere utopie. Sì, beh, tenendo conto che anche quello che noi diciamo della libertà della scelta è sempre più messo in pericolo, è sempre più minacciato. Non so se Claudio ha avuto l'occasione di sentire le dichiarazioni del signor Ratzinger sulla libertà religiosa. Sì, le ho sentite, mi hanno fatto ridere, anzi, veramente mi hanno messo anche un po' di preoccupazione, però. Sì, no, ecco, perché sai, stiamo andando verso un stato teocratico italiano. Io ricordo le dichiarazioni del signor Ratzinger, sempre più pronto a ripristinare l'Inquisizione e le sue conseguenze, tanto da minacciare appunto addirittura attacchi alla libertà di pensiero. E lui dice che la libertà religiosa viene ostacolata dal potere politico, oppure, in maniera più subdola, dal predominio culturale dell'agnosticismo e del relativismo. Cioè, nel senso di dire, se voi avete una cultura, siete capaci di rifiutare il cristianesimo, non ci consentite la libertà. Certo, non si può consentire la libertà ai cristiani di praticare l'inquisizione, di praticare la tortura, di stuprare bambini, esatto, di distruggere la società di essere pedofili. Certo, un cristiano non si sentirà libero nel fatto che gli viene vietato di bruciare le persone sul rogo. Certo, un cristiano ne soffrirà, ma noi faremo di tutto perché la sua libertà in questo senso non ci sia, faremo di tutto perché lui soffra del fatto di non poter bruciare le persone sul rogo. Però questa dichiarazione, che dal punto di vista dell'intelligenza è pericolosa, perché veramente significa che tutti quanti i politici asserviti al ricorso del potere cristiano faranno di tutto per applicarlo, introdurranno il concetto di, cioè anche di violazione, il famoso dire, se c'è un detto biblico che dice che se tu pensi una cosa un peccato l'hai già commesso. La sua dichiarazione ha un fondamento biblico ben concreto, proprio perché deriva dalla follia del criminale figura di Gesù Cristo, perché viene detto appunto che se il tuo occhio dà scandalo devi buttarlo via. Cioè, cos'è che fai con lo scandalo? Con l'occhio guardi soltanto, non è che puoi agire. Cioè, non è che con un occhio puoi accendere un rogo, o puoi sparare a qualcuno, o puoi rubare qualcosa. Però si dice chiaramente che anche l'occhio da scandalo. Questo lo dice il monoteismo, lo dice la follia del monoteismo. Ma il pensare che il fatto che qualcuno abbia più intelligenza dei cristiani, non è che si voglia essere, non serve essere dei Nobel per avere più intelligenza di un cristiano, dica ai cristiani: non potete bruciare le persone sul rogo, non potete praticare l'inquisizione, non potete praticare la tortura. Dovete rispettare le regole della società civile. E loro dicono che non si sentono liberi, significa che vogliono introdurre uno stato teocratico. Giustamente Emanuele Severino dice: attenti, la conseguenza chiede lo stato assolutistico o teocratico. Gli viene chiesto, fatte alcune domande che varrebbe la pena di ascoltare le sue risposte. Perché è sorprendente, gli viene chiesto ad Emanuele Severino? Proprio per la grande stima che ho il pontefice, deve partire appunto con il pontefice.
La libertà religiosa deve essere garantita dallo Stato democratico e su questo non ci piove. Ma se fosse vero che l'agnosticismo e il relativismo la ostacolano, in modo tanto più grave, perché subito, ne verrebbe che per garantire la libertà religiosa e quindi la democrazia si dovrebbe bandire dallo Stato ogni forma di pensiero che si ponga in contrario col cristianesimo o con la religione in generale. Addirittura bisognerebbe bandire anche una forma sostanzialmente innocua di opposizione al cristianesimo come l'agnosticismo, che si limita a dire io non so. Altra domanda che viene fatta: per affermare la democrazia si arriverebbe a negarla? Sì, mi pare chiaro. Un discorso simile auspica, oggettivamente si badi, uno Stato teocratico e assolutistico che bandisce la libertà di pensiero. L'intervista va avanti ancora e proprio torna a ripetersi continuamente su questo fatto che i cristiani, i cattolici, con questa affermazione che loro non si sentono liberi, vogliono ripristinare uno Stato teocratico in cui sono loro i detentori di ogni valore, di ogni possibilità, di ogni cosa. Così sono liberi di stuprare bambini, liberi di costruire campi di sterminio, liberi di macellare le persone, liberi di costringere bambini in ginocchio, liberi di imporre quella porcata che è il crocefisso, che è veramente una vergogna, un insulto alla società civile. E di conseguenza lui, giusto lì, bisogna proprio preoccuparsi di queste dichiarazioni, proprio perché queste dichiarazioni vanno in questo senso, vanno soltanto a dire, impedire addirittura di pensare, cioè introdurre il concetto teologico, che è pericolosissimo, che non si può neanche pensare male del cristianesimo. E questo è proprio il desiderio che queste dichiarazioni hanno fatto. Come sempre, di fronte a una simile frase, non abbiamo assistito politici pronti a difendere i valori di libertà o i valori di civiltà della nostra società. No, nessuno ha detto che questa è una dichiarazione importante e grave. Anzi, tutti quanti si staranno impegnando perché lo Stato teocratico venga a essere realizzato e venga messo, concretizzato in forma del genere. Certo che questo vi dà da capire che il monoteismo non è cambiato, perché dal processo a Galilei, soltanto perché faceva delle affermazioni sul movimento della Terra, alle dichiarazioni di Ratzinger, non c'è nessuna distanza, non c'è nessuna differenza, esiste la continuità. Le stesse frasi rivolte da Cristo contro gli altri, che non lo ascoltavano la sua predicazione, che erano dei sepolcri imbiancati, che erano gente che non le seguiva, sono le stesse frasi, stessi metodi, stessi pensieri, stessi concetti del signor Ratzinger. E tutti quanti tenderanno sempre ad annientare gli altri, ad annientare le società, le culture. Cosa significa attaccare il fatto che esista un predominio culturale? Non è un predominio militare, non è fatto con i bombardieri, con i carri armati o con l'esercito. È fatto con l'intelligenza. Allora significa che se una persona è più intelligente e più abile, ha più cultura di te, solo perché il fatto è perché è più intelligente è colpevole. E questo è un pensiero tipicamente cristiano. Cos'è un predominio culturale? Facciamo un piccolo esempio. Ratzinger dice, Ratzinger e la sua banda, che la sindone è autentica, la vende, la spaccia e ci commercia sotto missione e ci fa i soldi. La cultura fa l'analisi della sindone e dice, è un falso, fabbricato nel 1300, possiamo anche studiare come ciò è avvenuto, ma fa parte del 1300. La cultura fa delle analisi, sperimenta e decide che cosa è quello. Ratzinger intruffa le persone spacciando per oggettivo, a parte il fatto che anche il suo Cristo è una porcata, perché è un'invenzione pure semplice, una truffa bella e buona, spaccia un'invenzione per farci soldi. Predominio culturale dimostra che Ratzinger era un truffatore, un delinquente. Poi lo Stato non proceda, perché lo Stato riconosce Ratzinger in questo momento, poteva procedere 10 anni fa, in quanto Ratzinger era un capo di Stato, questo è un altro discorso. Che sia un delinquente, è un delinquente, è un criminale. Ed è vergognoso vedere dei politici che si mettono in ginocchio davanti a un criminale. È effettivamente un insulto alla Costituzione della Repubblica, è un insulto alle istituzioni di questo Paese. Sì, no, visto, sembra quasi che certe cose ci mettiamo d'accordo, io e Claudio, sul discorso di certe discussioni. In realtà, come abbiamo parlato 3 ore prima di metterci d'accordo. Esatto. Allora, tu hai citato stranamente la sindone. Stranamente. Stranamente la sindone. Corriere della Sera, 3 dicembre, lunedì 3 dicembre.
c'è Leonardo nascosto dietro la Sindone. E il Corriere della Sera riporta appunto l'uscita di la nuova edizione di un testo che si chiama La Passione secondo Leonardo, in cui l'autrice dice appunto che Leonardo, essendo un genio, penso che, no, che signor Ratzinger avrà difficoltà a riconoscere, anzi sicuramente si sentirà leso nella sua libertà religiosa nel fatto di dire che Leonardo da Vinci era un genio, perché crea sicuramente una superiorità tecnologica che lui non ha. Potremmo dire che Leonardo da Vinci è nato da un dio, cioè se mi dicesse sua madre vergine, tutto quello che ha fatto, in effetti uno ci può anche pensare, Vabbè, vai avanti. Sì, di conseguenza sicuramente Leonardo da Vinci rappresenterebbe una forma di violenza alla libertà religiosa del signor Ratzinger, perché siccome lui pretende la fede e l'ignoranza, perché gli ultimi, gli ignoranti, hanno il regno dei cieli, e sicuramente Leonardo solo da Vinci, quelli può far fessi. Solo quelli, siccome Leonardo da Vinci non è un ignorante, sicuramente lo collocherà all'inferno, sicuramente lo metterà tra i nemici della libertà religiosa. Ma aggiungiamo questa, che l'autrice appunto è un pseudonimo, si chiama Vittoria Atziel, e pubblica questo libro, questa nuova edizione, in cui porta ulteriori prove del fatto che la sindone è un'invenzione dell'epoca di Leonardo da Vinci, come il carbone 14 va a dimostrare. Ma aggiunge anche nuove informazioni, e leggiamo da Corriere della Sera, dice: tra le sorprese c'è poi anche quella di una nuova sindone realizzata col pirografo da Irene Corgiat, un artista di Baldissero torinese, un'altra sindone dall'aspetto stranamente simile a quello ufficiale, per qualcuno la migliore risposta fino ad oggi all'obiezione di tanti sindologi che sostengono l'impossibilità di riprodurre un'immagine con le stesse caratteristiche della sindone. E allora, di fronte a una televisione di nani, ballerini e di preti, questa artista assegnata come minimo meritava di essere conosciuta, e in realtà invece no. Di questa notizia, di questo rifacimento della sindone, ne abbiamo notizia perché il Corriere della Sera la riporta all'interno della recensione del libro Passione secondo Leonardo. Allora vedete come vi dimostra la volontà di creare ignoranza, perché rendendo ignoranti le persone sicuramente le si farà entrare nel regno dei cieli. Beh, penso che abbiano lavorato parecchio per distruggere la scuola pubblica in questi anni. Sì, però ecco, perciò se qualcuno vuole leggersi un libro anche sul punto sulla sindone, questo si chiama Vittoria Atziel ed è Passione secondo Leonardo, e di conseguenza questa qua è un'ulteriore comprova. C'era anche un libro di Raffaele di Delfino, l'autore, che si chiamava Edizioni Dedalo, e l'uomo creò la sindone. Comunque questa qui è un'altra persona che va a dimostrare la possibilità tecnica. Certo che per un cristiano abituato alle preghiere, mancando di tecnologia per usare, o di scienza della tecnica per usare un termine caro a Manuele Severino, sicuramente un cristiano non riuscirebbe a riprodurre la sindone. Una persona intelligente logicamente riuscirebbe a farlo. Siccome noi comunque come pagani con la cultura dobbiamo in ogni caso confrontarci,